Amici di Volon Write, ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Davide De Michelis, giornalista professionista, autore e regista, alle quali rivolgeremo un paio di domande. Allora Davide, che cos'è per te una buona notizia? Per me una buona notizia è una notizia data bene, cioè il giornalista non ha il dovere di raccontare la verità, perché poi la verità non si sa neanche bene che cosa sia, però ha il dovere di cercarla, ha il dovere di applicare di metterci tutte le sue forze per raccogliere tutti gli elementi e raccontare la verità raccontare la realtà il più possibile vicino alla verità. Ecco, per me quella è una buona notizia, una notizia in cui un giornalista fa tutto quello che può per dare tutti gli elementi a chi lo ascolta, lo legge o lo guarda in televisione. E secondo te invece come le notizie positive riescono a creare benessere alle persone o alla società in generale? A me colpisce sempre il fatto che a me sono successe un sacco di belle cose nella vita e non le racconto quasi mai. Quelle quattro, magari anche di più, brutte, sono sempre quelle di cui si parla. Allora, il fatto di raccontare belle storie, secondo me è proprio il modo per farci capire che non c'è solo, come si può dire, una realtà brutta che ci circonda. Purtroppo però dalle piazze ai media passano sempre soprattutto quelle negative, al punto che si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, no? Al punto che molto spesso, non solo io, tanti ci dimentichiamo, soprattutto noi operatori dell'informazione, di dare spazio alle notizie positive, anche perché si fa più fatica a raccontarle, proprio perché c'è meno attenzione, però secondo me bisogna mettercelo quell'impegno in più. E come ultima domanda ti voglio chiedere, qual è il tuo contributo nel diffondere notizie positive? È tutto quello che posso. Io quando mi sono trovato a fare questo mestiere, non so ancora cosa farò da grande, quindi figurarsi, ma quando mi sono trovato a fare questo mestiere, parliamo di 30 anni fa, avevo 20 anni, mi sono chiesto, ma cosa faccio? Vado a cercare di fare piccole cose per grandi testate, visto che non sono figlio d'arte, quindi non avevo la possibilità di finire nelle grandi testate d'ufficio. Vado a fare piccole cose per grandi testate o cerco di fare grandi cose per conto mio? E ho avuto la presunzione, tanta, di voler fare grandi cose per conto mio. E nel fare grandi cose io ci ho messo, quasi senza accorgermene, anche l'idea e spero anche la pratica, la realizzazione, diciamo, nella vita professionale di tutti i giorni, di raccontare anche le buone notizie. Ecco, questo è quello che ho fatto, che cerco di fare, che spero di riuscire ancora, almeno a tentare di fare, per dare il mio contributo nel raccontare le buone notizie. Ringraziamo Davide De Michelis per la sua disponibilità e da Volon Write per ora è tutto.